Benvenuti alle 3 della settimana. La prima notizia di cui ci occupiamo è in ambito sanitario, perché da questa settimana dovrebbero arrivare a Scandicci diverse dosi di vaccino anti-influenzale, dopo che nel corso dei giorni passati circa 500 cittadini che avevano regolarmente fissato il proprio appuntamento in ambulatorio per farsi somministrare per l'appunto il vaccino, si sono visti rimandare indietro perché di vaccini non ce n'erano più. Motivo peraltro per cui la Regione Toscana ha anche aperto un contenzioso con chi avrebbe dovuto garantire la fornitura. Ricordiamo peraltro che mai come questa volta, come quest'anno, è importante fare il vaccino antinfluenzale perché con grande probabilità consente di discernere i sintomi di una normale influenza da quelli del Covid-19 e evitando in questo modo, se si tratta solo di influenza, di andare a impegnare inutilmente il sistema sanitario, pronto soccorsi e magari ospedali. Questo è davvero fondamentale. Con buona pace, ci permettiamo di dirlo, dei Novax. Ora non è questa la sede per fare polemiche. Però, davvero, insomma, non dobbiamo rischiare di cadere nel medioevo della conoscenza, della cultura e della scienza. I vaccini sono come ogni cosa della nostra vita, poi niente è perfetto, niente è sicuro al 100%, anche salire in automobile e guidare può rappresentare un grande pericolo, lo sappiamo, però non per questo la gente evita di andare in automobile. Quindi, con grandissima probabilità, i vaccini sono qualcosa di sicuro. Quindi bando alle tesi complottiste di chi sostiene che i vaccini creino danni alle persone, addirittura volutamente danni alle persone, perché potrebbero essere degli strumenti in mano a dei poteri non meglio identificati, che in questo modo vorrebbero soggiogare l'umanità. Passiamo a qualcosa di serio in questo senso. Parliamo di viabilità a Scandicci perché dallo scorso giovedì 12 novembre, via di San Giusto, siamo dunque in zona Torregalli, ha visto invertire il proprio senso di marcia. Adesso quella strada è utilizzabile solamente dalla zona, appunto, dalla parte di Torregalli, via di Scandicci, verso Viale Nenni, mentre invece per dirigersi nella direzione opposta si può utilizzare la viabilità alternativa. L'amministrazione ha deciso di fare tutto questo per sgravare, ovviamente, via di San Giusto dalle condizioni di traffico che si reiteravano fin troppo. Oltretutto, una conseguenza è anche che dovrebbe alleggerirsi il flusso veicolare anche in via Amendola. In ogni caso, questo va a rappresentare sicuramente una bella boccata d'ossigeno per tutta la zona di San Giusto, che da anni e anni era vittima di problemi di congestione per il traffico. Però l'obiettivo, non dimentichiamolo, sarà raggiunto anche quando sarà realizzata quantomeno la rotatoria del cantone, ovvero il trivio, anzi il quadrivio, fra via Poccianti, via di Scandicci, via delle Bagnese e via del Ponte a Greve. Comunque, un passo importante anche questo. Concludiamo con la terza notizia, che ha a che fare con gli aiuti in tempo di pandemia, ovvero le riduzioni sulla parte variabile della Tari per le aziende, riduzioni stabilite dal comune di Scandicci, che ha deliberato che nel conteggio, ai fini appunto di questa riduzione, i giorni di chiusura che le aziende devono subire ora con questi nuovi provvedimenti governativi causati dalla pandemia andranno a sommarsi ai periodi in cui sono state chiuse durante il confinamento o lockdown, che dir si voglia, di primavera. Agevolazioni, ricordiamolo, che saranno applicate sull'importo della terza e ultima rata da pagare entro il prossimo 2 dicembre e sono riduzioni che vanno da un minimo del 25 a un massimo del 60% a seconda dei giorni di chiusura subiti. E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi.